Gianluca Corti, oggi un'occasione importante per parlare della filiera delle telecomunicazioni, in particolare anche delle prospettive e delle difficoltà che il settore sta affrontando. Una giornata molto importante in cui abbiamo avuto delle buone risposte da parte della politica, però speriamo di vederle presto attuate. Il settore delle comunicazioni, come è stato detto qui da tutti oggi, è iper strategico per lo sviluppo della nostra società, della competitività del sistema industriale italiano, ma anche proprio dei rapporti sociali tra i cittadini. È un settore in grande crisi perché ha una domanda che continua a crescere da parte dei cittadini, non corrispondono ricavi e quindi siamo in una situazione ormai di cash flow praticamente neutrale, vuol dire che le aziende sono costrette a continuare a risparmiare sui costi operativi ed anche a tagliare investimenti. Questo è molto pericoloso perché si rischia di perdere un treno importantissimo per l'Italia, quello del 5G e della transizione digitale. A proposito di 5G, ha fatto un intervento anche molto importante, ha raccontato anche perché in parte le attese dei consumatori, delle aziende e quant'altro sono deluse. Vuole un po' riassumere il perché, perché le difficoltà del 5G magari al grande pubblico ancora non sono note. Sì, dai, il 5G innanzitutto come operatori italiani abbiamo pagato, diciamo, le frequenze ben 6,5 miliardi, una cifra enorme, molto più alta di tutti i nostri competitor europei, però ci dobbiamo affrontare una regolazione dello spettro, quindi le cosiddette frequenze elettromagnetiche, che è la più stringente in Europa. A seconda dell'indicatore prendiamo un decimo o un centesimo rispetto alla media europea, che è peraltro più bassa rispetto ai valori che girano in Asia o nelle Americhe. Con questi tipi di limiti il 5G vero in Italia non sarà disponibile. Wind3 oggi è l'operatore che ha il futuro in 5G più ampio, ma sul campo abbiamo riscontrato nell'8% delle antenne non possiamo fare l'upgrade a 5G perché non c'è spettro, e soprattutto nel 50% possiamo farlo ma a potenza limitata. Vuol dire che la rete 5G con questi limiti sarà disponibile a macchia di leopardo e non al massimo della velocità. Questo è un problema enorme per la competitività del sistema paese nei prossimi 2-3 anni. E attende anche per il consumatore, perché la domanda di dati continua a crescere, vuol dire che i consumatori tra qualche anno avranno un'esperienza sulla rete 4G è simile a quella che oggi si ha sulle reti 3G, quindi scordiamoci cose oramai acquisite come lo streaming in mobilità piuttosto che le videochiamate.